In 3.500 persone stamani hanno partecipato a Siena alla manifestazione organizzata da CGIL UIL. In piazza dipendenti pubblici, liberi professionisti, disoccupati, studenti, pensionati e dipendenti di aziende private dalle province di Siena, Arezzo e Grosseto, armati di striscioni, palloncini e fischietti contro il Jobs Act. Io sono pensionata, lotto per il mio figlio che ha 38 anni che è disoccupato e non è il suo Jobs Act e le sue finanziarie che risolvono il problema dell'Italia. Scusi, per quale motivo qui stamattina? Siamo qui per difendere i lavoratori e anche questo paese, perché se non vengono considerati i lavoratori questo paese non si risolleva, perché questa è gente che si alza la mattina per lavorare, lavora per sé e per gli altri e poi gente onesta, in questo paese c'è bisogno anche di tanta gente onesta. Cosa la porta da Arezzo fino a Siena questa mattina per manifestare? Le ragioni ce ne sono tantissime. In primis questo paese che non riesce a modificare, a modificarsi, una politica arroccata, continua a arroccarsi sul potere e lascia indietro le persone più deboli, gli strati più deboli appunto della società. Occorre ridare vigore a politiche nuove, diverse, che mettono al centro l'uomo, i lavoratori, la scuola, i cittadini, che siano veramente gli attori principali di questo paese, altrimenti così non andiamo da nessuna parte. Un pensionato che invoca lavoro ai giovani, cosa l'ha spinta questa mattina in piazza? Spinto in piazza anche perché se non si fa il futuro per i nostri giovani, perché noi in questo momento si mantengono le famiglie, si mantengono i giovani, se il lavoro non c'è noi si protesta per questo. Poi quando ci dicono che noi si leva il salario ai pensionati, ai lavoratori, questo è assurdo perché se non si fosse la classe nostra che si è mantenuta le famiglie non si andrebbe avanti. Da Grosseto fino a Siena con il cappello della Fiorentina per dire cosa a Renzi? Perché mi dia anche a me 80 euro, sono pensionato, mi dia anche a me 80 euro, ma è meglio. Meglio dare priorità ai pensionati o ai giovani? Ai giovani. Lei sarebbe disposto a dare parte dei suoi 80 euro perlomeno ai giovani? Io lo so già, il mio figliolo che è 2 anni è disoccupato. Lei da 2 anni è disoccupato. Sì, di più. Cosa si sente di dire questa mattina a Renzi? Che gli devo dire? Sarà meglio stia zitto, se no.